Pokémon Detective Pikachu è uno dei migliori film tratti da videogiochi. So che non vuol dire molto perché tutto il resto è pressoché monnezza salvo qualche rara eccezione, ma qui la pellicola sprizza amore da ogni poro. Si vede che gli autori sono fortemente ispirati dal materiale d'origine, pur condendola con una comicità alla Deadpool. Comunque è una visione decisamente più edulcorata. Quando hanno annunciato questo film devo dire che sono rimasto piuttosto perplesso perché tutto quanto mi emanava quest'aria di trash gigantesca. Dopo aver visto il trailer però mi sono completamente ricreduto perché l'ho trovato decisamente divertente e molto fuori dagli schemi. Oltretutto non condividevo le polemiche riguardo alla computer grafica dei Pokémon perché questi mi sembravano molto fedeli al character design originario e non è da tutti i giorni vedere in un film una cosa del genere. Certo erano un po' caricaturali rispetto al mondo in cui si svolge l'avventura, ma comunque spettacolari a modo loro e ce n'erano davvero tantissimi solamente nel trailer. Tutti sembravano far parte di un mondo fantastico ben delineato e pieno di creatività, quindi ho rimandato il mio giudizio a visione ultimata e devo dire con molto piacere che sono rimasto della mia idea. La trama è molto semplice: in un mondo in cui quasi tutte le persone sono legate ad un Pokémon, Tim è un tipo solitario. Non vuole averne uno e non sembra interessato alla vita d'allenatore. Dopo la notizia della morte di suo padre si dirigerà a Rime City, una città costruita con lo scopo di ridurre la distanza tra uomini e Pokémon. E nell'appartamento di suo padre troverà un esemplare molto particolare di Pikachu perché, al contrario di tutti gli altri, viene capito da Tim che invece di sentire solo Pika Pika lo sente parlare effettivamente. I due sospettano che ci sia molto di più dietro la morte dell'uomo e partono alla ricerca di indizi. Allora, innanzitutto la regia. La regia è fortemente caratterizzata da un taglio che è una via di mezzo tra il noir degli anni 30, quindi dei film dei gangster, con inquadrature bellissime di sagome, luci e ombre integrate perfettamente con lo stile al neon di Rime City, che è molto più camp, ed è un'interessante combinazione di Londra, Tokyo e New York. Alcuni edifici sono proprio rippati dalle città. Comunque la progressione della storia si basa proprio sui canoni tipici dei film classici noir. Investigatore privato con la fissa del caffè, un partner di buon cuore ma più inesperto, una femme fatale che qui è vista in una maniera leggermente aggiornata, il capo della polizia molto scettico, l'uomo molto ricco che cerca qualcosa e un villain misterioso di cui vediamo e non vediamo la faccia, almeno fino a un certo punto. Lo svolgimento dell'indagine raramente risulta sorprendente e molte soluzioni sono parecchio telefonate, almeno per chi conosce molto bene il genere, ma anche no, ad un occhio attento arriva subito il messaggio. Ma penso sia giusto così, in fondo per quanto sia godibilissimo da qualsiasi adulto è un film per ragazzini, indirizzato loro. Una versione colorata e brillante di un genere appartenente prettamente agli adulti. Non vorrei fare un paragone azzardato, ma per farvi capire credo che si possa paragonare almeno in parte a Che è incastrato Roger Rabbit. Ma come Roger Rabbit e Blade Runner, che sono comunque film noir, questo film ha una caratteristica che lo distingue da tutti quanti gli altri, ovvero proprio i Pokémon. Sono tantissimi ragazzi, ce ne sono un sacco, tutti con lavori diversi, caratteri diversi, personalità variopinte, ma ad ognuno è concesso il rispetto che merita. Che sia un ludicolo che dice "Ludicolo" dietro un bancone di un bar, oppure Mr. Mime che si fa protagonista di una delle scene più divertenti di tutto il film, o ancora uno Psyduck che è uno dei miei Pokémon preferiti e uno dei personaggi più belli di questo film, che si approfitta della sua condizione di mal di testa per estorcere massaggi. Ma chi stupisce più di tutti è proprio Pikachu. Allora, io non ho visto il film in lingua originale, ma il doppiaggio gli ha reso giustizia perché comunque lo stesso doppiatore di Ryan Reynolds, ed è chiaro che ci sia molto della sua personalità all'interno. Il suo personaggio si farà comunque protagonista di numerosissime scene con doppi sensi e humor fuori di testa, alternandole ad una tenerezza indescrivibile per il topo giallo. Che poi, fatemelo sapere sotto nei commenti, ma Pikachu è un topo, cioè un Pokémon di tipo roditore è ok, ma io l'ho sempre visto più come un Chinchilla, un gerbillo, comunque ispirato a quella roba lì, Rattata un topo. Vabbè, chiusa parentesi inutile. Mewtwo, ragazzi. Allora, io vado pazzo per i Pokémon di tipo psico e amo da morire il personaggio di Mewtwo. Qui devo ammettere che ha avuto poco spazio proprio perché doveva rappresentare questa figura misteriosa di cui si sapeva poco, un po' troppo poco, ma a quello ci arriviamo, e comunque in linea generale seguire un po' il carattere del film Mew contro Mewtwo. Almeno io l'ho vista così. Tra l'altro devo dire che il cast è davvero convincente perché c'è Justice Smith, che l'abbiamo già visto in Jurassic World, che appunto interpreta Tim, un ragazzo con problemi con il padre che vive in questo mondo magico ed è rassegnato a fare l'assicuratore in sostanza. Poi Catherine Newton nei panni di questa specie di femme fatale barra giornalista barra blogger che rappresenterà un po' un interesse amoroso per il protagonista. Poi ancora Ken Watanabe, che quando l'ho visto nel cast ho detto wow che figata, ma in realtà secondo me è sfruttato veramente veramente male quel personaggio. Sospetto, ma non ne sono sicuro, che abbiano ridotto la sua parte in montaggio. Comunque, dulcis in fundo, abbiamo Bill Nye, che interpreta il genio filantropo creatore di Rime City. Non vi voglio parlare troppo degli altri personaggi perché poi finirei nello spoiler, e in questo video non intendo farli perché effettivamente non è proprio il caso. Ma in ogni caso, sappiate che questo film brilla sotto tantissimi aspetti. Tenendo sempre a mente che non stiamo parlando di un film impegnato di un vero e proprio noir, la comicità molto spesso prenderà posto preponderante nell'azione. Però sempre in maniera intelligente, calzante, con i giusti tempi, portando anche a scene che
per quanto prevedibili, sono molto commoventi e alcune sono veramente veramente dolci. Qualcuna invece secondo me è proprio sul filo del rasoio del cringe. Parliamo per un attimo della computer grafica, perché essendo questo un film in tecnica mista è un fattore fondamentale. So che molti di voi potrebbero non gradire l'eccessiva cartunosità dei Pokémon, perché effettivamente sono molto molto simili alle loro controparti originali, e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Ma io personalmente ho trovato la CGI dei modelli davvero molto molto piacevole, più di quanto mi aspettassi sinceramente. Salvo alcuni casi in cui ci sono effettivamente delle imprecisioni e i limiti si fanno sentire, per il resto devo ammettere che non pesa così tanto. A Pikachu e tutti gli altri, per quanto mantengano le fattezze originali, sono state ovviamente aggiunte delle texture per renderli un pochettino più integrati nel loro ambiente. E devo dire che per la maggior parte dei casi funziona. Pikachu per esempio è ricoperto di pelo, Charizard ha le scaglie, Mewtwo invece ha una pelle, se possiamo definirla pelle, molto più liscia. Meno animalesca, un po' come Mr. Mime. Insomma, come già detto, ogni Pokémon ha la sua specifica identità, anche nella fisicità, e a questo va una lode al reparto degli effetti visivi, perché sarebbe stato molto più facile utilizzare la stessa texture per tutti, facendoli un po' simili a pupazzi, per poi modificarli ad hoc. Allora, io non sono assolutamente un grande esperto, però le differenze tra per esempio un Flareon e un Ludicolo si vedono, e si vedono molto. Sono lampanti, pur percependo che effettivamente appartengono tutte allo stesso universo. Oltre a questo, il film è pieno, ma davvero pieno, di easter egg e riferimenti ad altre pellicole o ai Pokémon stessi. Da quelli a Red, il protagonista storico di Pokémon Rosso, che fa effettivamente un cameo in questo film, diciamo così, al gioco di carte collezionabili, alle sigle dei cartoni, fino all'integrazione con il mondo conosciuto dei Pokémon. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma c'è proprio una scena in cui si dice che Mewtwo prima si trovava nella regione del Kanto, che non c'entra assolutamente niente con Tokyo, eccetera. Il Kanto è appunto la prima mappa dei giochi Nintendo. E poi ancora c'è un riferimento che è quasi più un omaggio a Mamma ho perso l'aereo, totalmente inaspettato e assolutamente divertente. Si vede tantissimo la ricerca e l'amore che sta dietro questo progetto, e non è da tutti, perché pensate a Dragon Ball Evolution, io non ho idea di chi l'ha creato Dragon Ball Evolution, ma sono sicuro che per la ricerca prima del film non sia andato oltre le prime 20 righe di Wikipedia, a dire tantissimo. Il fattore Dragon Ball Evolution qua è completamente evitato, state tranquilli. Essendo una produzione nippo-americana, si è riuscito a prendere il meglio dai due mondi, quindi non so se lo sapete, ma i giapponesi molto spesso fanno live action sugli anime, sui videogiochi, e normalmente nell'aspetto visivo le creature fantastiche sono molto rispettose del materiale d'origine, invece gli americani fanno l'esatto opposto. Netflix non ti perdonerò mai per Death Note. Però diciamocelo, hanno più soldi e riescono a fare le cose in maniera decisamente migliore. Qui si vede tantissimo che c'è stato del dialogo tra le due parti, e si è riuscito a limare lo spirito, diciamolo, un po' trash dei live action giapponesi, riuscendo però a mantenerne tutta l'essenza positiva con le risorse americane, che d'altro canto non potevano effettivamente rovinare i personaggi, quindi fantastico. Giapponesi e americani dovrebbero lavorare decisamente più spesso tra di loro. Per quelli che mi stanno già per insultare qua sotto nei commenti perché pensano che io odi gli anime, eccetera, state tranquilli che non è assolutamente così. Ho capito che il film di Netflix di Death Note è veramente orribile, però guardatevi anche quello giapponese, non è tantissimo meglio. È più fedele, è vero, ma tecnicamente è orribile. Chiusa piccola parentesi paraculo. La colonna sonora è perfettamente attaccata ad ogni mood dell'azione. Quindi avremo una musica un po' più blues con un contrabbasso pizzicato di fondo per le scene investigative, i violini tipici della Disney per i pezzi volemo se bene, e in quelle più divertenti troveremo delle musiche molto concitate, molto più pop, ispirate fondamentalmente un po' alle sigle dei Pokémon, un po' ai videogiochi. Penso che si sia capita la mia sorpresa e il mio entusiasmo per questo film. Ma non ci troviamo davanti a una pellicola perfetta, assolutamente no. Adesso parliamo un attimo dei difetti. Ci sono dei personaggi che sono trattati in maniera più approssimativa rispetto ad altri, come ho già detto, per esempio il capitano di polizia o Mewtwo stesso. Ci sono alcuni problemini tecnici di CGI qua e là, come la scena di Bulbasaur, e delle ingenuità logiche soprattutto sul climax finale. In più, il personaggio di Mewtwo, per quanto mi piaccia tantissimo, io abbia apprezzato come è stato utilizzato in questo film, potrebbe costituire un deterrente per la visione del film, perché io so che Mewtwo ha un astio verso il genere umano, so perché, mi è stato spiegato diverse volte molto bene per esempio nel film Mew contro Mewtwo, ma qui sappiamo ben poco se non abbiamo giocato ai videogiochi o guardato il cartone. Sì, ho detto cartone, non anime. Ci viene spiegato che è potentissimo perché è una derivazione artificiale tra virgolette di Mew, ma non ci viene spiegato chi fosse Mew, quindi lo spettatore casuale potrebbe rimanere un attimo contraddetto. In generale però il film mi è piaciuto tantissimo, ragazzi. La sensazione che mi ha lasciato è di fortissimo divertimento e di rispetto per la lore e per i personaggi che tantissime persone nel mondo amano, oltre al classico messaggio finale positivo, anche se devo ammettere che le motivazioni del villain sono molto ben caratterizzate e le ho trovate piuttosto originali. Un avvertimento però, non aspettatevi un'avventura in stile giochi canonici, perché questo film è tratto da Detective Pikachu, che è tutto
un altro genere. Non ci sono starter, qui ci sono pochissime sfere poké, anzi direi forse solo una in tutto il film, e tutto è basato sulla comunione tra Pokémon e umani, anche se devo ammettere che questo fatto è un po' fluttuante, perché a volte sembra che i Pokémon riescano effettivamente a capire quello che dicono gli umani, altre volte invece sembra esatto contrario, e non mi è molto chiara questa cosa, spiegatemela qua sotto nei commenti. È un ottimo film di intrattenimento che spazia tra vari generi e stili, senza stranamente sfociare mai nel trash esagerato. Non vi farà dire wow per la computer grafica, ma vi assicuro, ve lo posso giurare, che vi divertirete come pazzi. Io l'ho visto in un'anteprima stampa, che di solito sono tutti muti e abbastanza tranquilli, ed è stato bellissimo nei momenti in cui arrivava un easter egg sentire il boato in sala. Quindi è assolutamente consigliato, ma adesso fatemi sapere voi. Vi ispira questo film? L'avete visto? Non l'avete ancora visto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Siete d'accordo con me? Non siete d'accordo con me? Fatemelo sapere comunque qua sotto. Io comunque vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito a lasciare un like al canale, iscrivervi se non siete ancora iscritti, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, eccetera, 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 eccetera. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!